Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo scopriamo per scoprire se a voi Crusader Kings 3, gioco attesissimo dagli appassionati di strategia, titolo che spero possa riservarci più di qualche sorpresa. Unica pecca, la mancanza dell'italiano, che spero però non ci precluda la piena comprensione e il pieno apprezzamento dell'esperienza già in questo scopriamo. Allora, la prima cosa da fare è scegliere un periodo storico e poi un protagonista. E porca miseria, sono tanti. Allora, già iniziamo con una scelta particolarmente complessa. Porca miseria. Io vorrei intanto essere in live in questo momento. Ivar the Boneless, dai. Facciamo un riferimento a Vichingo. Dunque, Ivar Senz'Ossa, che potrebbe essere particolarmente intrigante. L'obiettivo di Crusader Kings è portare avanti le proprie dinastie, fondamentalmente, il più lungo possibile. Per cui sarà interessante vedere in che modo porteremo avanti Ivar the Boneless, 46 anni. La difficoltà generale è facile, per cui come inizio potrebbe essere anche abbastanza abbordabile per entrare un po' nei ritmi di un gioco piuttosto elaborato, come vedremo. Allora, ragazzi, qui. Allora, intanto mi sa che devo spostarmi, tanto per cominciare, se no vi copro la parte più importante. Non so molto dove mettermi. Forse è il caso che mi metta. Tipo, perché qua ci sono indicatori ovunque. Forse quello dove do meno fastidio è questo, perché tanto qua c'è la selezione delle mappe. Quelle che indica i ducati, quelle che indicano i regni, quelle che indicano dunque i titoli, qui le credenze religiose, le culture e le casate. Allora. Noi, essendo Ivar the Boneless, siamo proprietari, diciamo qua, reami, ecco, delle isole, per cui tutto quello che vedete che si illumina con un tornato di blu è nostro, ci appartiene. E al momento noi siamo Ivar the Boneless, 46 anni, che siamo noi, sposato con Freydis, 47 anni. Più vecchia, la moglie è più vecchia, ma possiamo anche eventualmente sopperire a questo problema. Dunque, abbiamo nonni morti, benissimo, e concubine che volendo potrebbero essere aggiunte alla lista. I figli, si è dato da fare 5 figli. Ci stanno Barid, Sigfrob, Sigtrygg, Aslaug e Guofrio. E poi vabbè, insomma, qui ci sono i fratelli. Jarl, Bjorn, Ubbe, Halfdan e Sigurd. Allora, quello che voi vedete qui oggi vi spiegherò molto di quello che è Crusader Kings. Poi eventualmente se vorrete approfondirlo, ma voglio raccontarvelo un po' per farvi capire anche cosa si può fare con Crusader Kings, che forse è la cosa più indicata in questo scopriamo. Allora, i numerini che vedete a fianco dei nomi sono numeri che indicano il grado di rapporto che noi abbiamo con il dato personaggio. In questo caso, Barid è il nostro erede prescelto in quanto primogenito. Sì, immagino che sì, 29 anni, 23, 25, sì, vanno in ordine di età. E ha un, insomma, gradimento alto, essendo lui il nostro erede. Io volendo potrei organizzargli un matrimonio, trovargli una sposa. Fare delle cose un po' losche, educarlo, mandargli un regalo per aumentare il nostro livello, imprigionarlo e addirittura ucciderlo qualora la situazione lo richiedesse, o diseredare o denunciare, insomma, ci sono tantissime possibilità. Detto ciò, ogni personaggio ha delle caratteristiche proprie. In questo caso, il nostro Ivar è ambizioso, Kallus in questo caso, ah, è senza cuore, ok. E poi Vengeful, che sarebbe vendicatore. Vendicativo, scusatemi. Ogni tratto caratteriale produce delle statistiche. E noi, nel corso di Crusader Kings, saremo messi di fronte a delle scelte. Andando contro
le caratteristiche del personaggio, quindi scegliendo qualcosa che non si sposa con le sue caratteristiche tipiche, produrremo dello stress che potrebbe compromettere la salute e la bontà delle scelte future. Qui è molto complesso. Qui in alto vedete i guadagni mensili, il prestigio del nostro, insomma, del nostro nome, il grado di, diciamo, supporto che si ha, e poi anche il grado di questo dovrebbe essere renown, non so se è religioso, credo di no. Comunque vabbè, è il grado di notorietà fondamentalmente, ma non mi ricordo a cosa si applica. Qui il numero dei soldati a nostra disposizione, con 5 campioni e 6049 leve su 6054, insomma, è abbastanza elaborato. Detto ciò, questa è un po' un'infarinata generale. Poi c'è il tab reame, dove possiamo gestire tutte le varie cose, il tab militare, dove si gestiscono le varie questioni militari, il tab del consiglio, dove vediamo tutti i membri del nostro consiglio con cui potremo intrattenere rapporti singoli, diretti, ma che potremo anche decidere di fargli fare una brutta fine qualora fosse necessario, la nostra corte, il tab intrighi, in cui potremo anche organizzare delle cose contro chi non dovesse piacerci, le fazioni e ovviamente le decisioni. Allora, questo è a grandissime linee quello che è Crusader Kings, ok? Ma abbiamo letteralmente raschiato la superficie. Il gioco è incredibilmente più complesso di quanto io ve l'abbia raccontato. Io sono particolarmente arrugginito rispetto ai vecchi Crusader, per cui abbiate pietà se qualcosa dovesse sfuggirmi. Anzi, datemi una mano nei commenti per eventualmente arricchire la discussione, specificare certi dettagli, cose che potrebbero sfuggire a me. Detto ciò, siamo in pausa, per cui vediamo. Il primo consiglio: proteggersi dalle altre fazioni. Ok, quindi qua dovremo preoccuparcene. Va benissimo. Dunque, nomina un successore. Ma lo abbiamo già. Ma lo abbiamo già. In realtà, io vorrei nominare Rilevanza. Ah, per il regno di Alba, scusate. A me che me frega, in sostanza. Vabbè, allora, i rapporti sono pessimi con tutti loro. Abbiamo un voto solo. C'è qualcuno con cui potremmo decidere di... Mamma mia, terribile. Non butta benissimo con nessuno di loro. Nominiamo lui, Aed. Dovrebbe in qualche modo migliorare un po' i rapporti con lui, in teoria. E sì, potrei anche provare a sedurlo, ma non prima di sapere come andranno a finire le cose. Allora, abbiamo 11 questioni da risolvere. Mamma mia. Dunque, siamo oltre il limite consentito di possedimenti. Ne possiamo possedere 3, ne abbiamo 4. Va bene. Abbiamo un erede che non è sposato, Barid. Barid, cerchiamoti una moglie. Ma cerchiamoti una moglie. Tutte pessime. Allora, anche le mogli hanno dei tratti. Per esempio, questa è onesta, ambiziosa e paziente. Potrebbe essere una bella... Ed è della casata di Bitserk. Ok, che sarebbe... Per capire un attimino, dunque, allora andiamo sulle casate. Ok, quindi è di questa. Ma io vorrei una di queste qui, tipo Benevento, ecco, Northumbria. C'è una del Northumbria? No, bellissimo. Senza, sono tutte senza casata, ottimo. E allora... Ah, è mia nipote! Ma è consentito? Vabbè, lei è diligente, l'alternativa. Schiva. E insomma, perdona. Ma... Quasi quasi. Lei... Diciamo che lei mi intriga di più, eh. Mandiamo una proposta. Accetteranno. Ok.
che la prima è fatta. Dobbiamo scegliere un tratto del nostro modo di vivere, la nostra filosofia. Diplomazia, marziale, stewardship, intrigue e learning. Allora, essendo Ivar un tipo, l'abbiamo imparato a conoscere in Vikings, direi che il discorso bellico potrebbe essere interessante. Con dei focus particolari, strategia, autorità o cavalleria. In questo caso credo che potremmo imporre l'autorità. E ci dà una serie di bonus. Adesso io non sto a soffermarmi su tutto, ragazzi, sennò diventa una sorta di mega tutorial il mio. Ma voglio farvi vedere più che altro a grandi linee quello che il gioco offre. Poi decideremo eventualmente di approfondire. Questo può essere cambiato ogni 5 anni, sappiatelo. Con tutti dei perk, ovviamente, che si sbloccano man mano. Bene. Quindi questo è fatto. Qui domini. E ho capito. Quindi io potrei assegnarlo a qualcuno? In teoria? Ah, ecco, dobbiamo dare ai nostri vassalli. Dunque. Però scusate, io potrei costruirci sopra più che altro, per ora. Piuttosto che andarlo a regalare. Qua ce n'è uno, qua ce n'è un altro. Io inizierei a costruire qua, più che altro. E... ma se io volessi dare tipo, che ne so, questo possedimento qui, che è più piccolino, e lo volessi dare a... non c'è l'opzione Grant 2? Eccolo! Lo potremmo dare, questo qui, allora. A Sigfrob, uno dei miei campioni. Visto che è anche della tua zona, sì, diamolo a lui. Ok. Abbiamo regalato una cosa a un figlio, ha guadagnato, ovviamente, tantissimi punti. Detto ciò... l'enciclopedia, vabbè, c'è un'infinità di roba che si può eventualmente approfondire qualora uno voglia. Dai concetti di gioco alle leggi, insomma, spiega ogni minimo tratto del prodotto, con anche dei menu a comparsa affinché possiate approfondire e approfondire quello che viene approfondito. Insomma, c'è un'infinità di roba, volendo. Se me lo facesse fare, in teoria dovrebbe... eccoci qua. Cioè, cose che aprono cose, che aprono cose, che aprono cose, che aprono cose. Cioè, se volete approfondire, ovviamente c'è un'infinità di roba. Detto questo, io adesso andrei avanti, se ce la facciamo. Ok. Io vorrei costruirmi qualcosina. No, fermo qua. Allora, se noi volessimo andare avanti... dovessimo andare avanti, lo potremmo fare. Per il momento non sta succedendo niente, anzi. Oh, allora, caro fratello, accetto. Ok, quindi mio figlio si sposa con mia nipote. Speriamo vada tutto bene. Ottimo. Io non so perché. Allora, fermi un attimo. Noi in che rapporti siamo con costoro? Pessimi. Con costoro, pessimi. Con costoro, pessimi. Diciamo che ci amano tutti, vedo proprio. La mia sposa non è che mi apprezzi tantissimo, a dir la verità. Mandiamogli un regalino. 36 monete. Oh, vedi che basta poco certe volte per farsi amare dalla propria... mamma mia. Se no ti faccio fare la brutta fine. Allora, dunque... qui per ora non c'è nulla che si possa... io ho paura a muovermi, dico la verità. Perché... quasi quasi vorrei aspettare di vedere che cosa accade, perché... qui i rapporti... beh... ma se noi ci mettessimo... vabbè che non valete una cippa. Se noi ci mettessimo insieme...
Attaccassimo il re. Provassimo a conquistare. Vabbè, forse è un po' prestino. Forse è un po' prestino per attaccare adesso. Poi vedete, qua ci sono tutta una serie di regni. Guardate la mappa, quanto diamine è lunga e grossa. Oh, il mio cancelliere. Il mio cancelliere si è dimostrato incredibilmente capace, specialmente in materia di diplomazia. Ci sono alcuni progetti che vorrei che, insomma, iniziassimo. Prenditela, va bene. Mamma mia, andiamo ad approfondire un po'. Eccoci qua. Allora, da questo punto in poi, noi potremmo anche provare una qualche tipo di invasione, ma diciamo, non lo so, sono tanto dubbioso sul da farsi. Io potrei cercarmi una concubina volendo, potrebbe anche essere un'idea per iniziare. Perché noi in questo momento siamo... È abbastanza delicata la questione. Diciamo che volendo... Fermiamo un attimo la situazione. Allora, volendo, visto che sono un sacco di decisioni principali, potremmo invitare dei campioni, gestire una festa, organizzare una battuta di caccia. Insomma, ci sono una marea di cose. Io onestamente vorrei consultarmi con voi prima di approfondire. Perché per l'appunto, come potete vedere appunto dalla mappa, la situazione è abbastanza intricata. E se noi vogliamo allargare i nostri confini e abbracciare quello che sarà il futuro, magari cominciato proprio da una conquista progressiva della zona, ci vorrà tanta calma e tanta tranquillità per fare le cose con calma. Prima dovremo conquistare la Gran Bretagna e poi eventualmente allargarci progressivamente. Per cui, prima di fare tutto ciò, io spero che questa infarinatura generale serva come base affinché capiate se può essere un gioco che fa caso vostro, affinché vi rendiate conto delle caratteristiche che ha e soprattutto se vorreste vedere di più sul canale. È un gioco particolarmente elaborato e complesso, questo è ovvio, viene da sé e non devo certo dirvelo io, però potrebbero essere i margini se dovessimo trovargli abbastanza spazio per dedicargli, appunto, l'attenzione che eventualmente meriterebbe. Per cui, ragazzi, io per adesso mi fermo qua. Però tenete presente appunto che questo è... Intanto salviamo un attimino. E... Ok. Volendo, ci sarebbe il multiplayer. Ci sarebbe la possibilità appunto di fare altre campagne, perché quella che io ho iniziato è una delle tante, ma appunto... Questo vi dà l'idea di quante storie il gioco ha da raccontare, oltre a un tutorial che vi consiglio vivamente, specialmente nel caso in cui foste un po' arrugginiti. Ragazzi, per il resto, io per ora mi fermo. Fatemi sapere, vi lascio il link in descrizione affinché possiate approfondire quello che vogliate, e noi ci vediamo alla prossima.